meglio che ci sia due volte che non una sola volta. Bene, quindi facciamo una cosa, torniamo indietro così la vediamo nuovamente. Quindi, come disattivare la macro? Abbiamo detto che la macro altro non è che un insieme di istruzione, macro è diciamo la prima parte di macro istruzione, un insieme di istruzioni registrate che normalmente sono utili per rendere veloce, più veloce il lavoro con Excel, con Word, eccetera. Vado su File per disattivare la macro, scelgo Opzioni. Da qui scelgo, ma qui ci devo andare un po' a occhio, centro di protezione eccolo qui in fondo, l'ultimo. Voi vedete bene? Spero di sì. Centro di protezione è questa ultima voce che ho qui. E poi ancora imposta centro di protezione, impostazioni centro di protezione. E quindi poi ho qui le quattro voci possibili. Disattiva, ecco qui c'è scritto disattiva tutte le macro. Qui ci chiede, è proprio quello che ci chiede di fare, già ci siamo, mi sa. Disabilita. Disabilita tutte le macro, disabilita tutte le macro con notifica. Ecco, forse voleva quello, ci ho fatto clic e mi ha dato giusto. È così perché c'era scritto con notifica, se no sembrava, dice che mi chiede una cosa che già so. Allora, se uno volesse rifarla alla stessa domanda. Sì, con notifica, io non l'ho letto perché io ho letto la prima parte che diceva disabilita tutte le macro e mi sono fermato, però la domanda lo dicevo, l'ho visto poi in extremis, ma la rivediamo. Come facciamo a rivedere la domanda? Cioè dice, boh, io la voglio rifare, ma questa cosa qui è finita, ma come faccio a rifarla? Se vado sul precedente mi porta su quella non fatta, ma quella fatta la salta, giustamente. Cosa posso fare? Posso fare, vediamo un po' se ricordo bene, concludi esame, è un po' che non le utilizzo queste. E poi faccio un ripeti esame, ripeti questionario, quindi ripeto lo stesso, non esco, ripeto lo stesso questionario. Ecco, quindi vado alla domanda successiva, insomma, non mi ricordo il numero qual era, ci metto direttamente il numero, però adesso, vabbè, era una delle prime, quindi facciamo presto a raggiungerla. Successiva, successiva, successiva. Ecco qua, ci arrivo e così la posso rifare, sia qualora avessi sbagliato, oppure anche quando ci ho azzeccato perché voglio riesercitarmi, insomma, voglio rifarla più volte perché vi possa rimanere più facilmente in memoria. Insomma, ecco file, opzioni. Quindi, siccome leggo bene la domanda, disattiva tutte le macro con notifica, perché la prima già voce era selezionata, disattiva tutte le macro, già c'eravamo, non ci siamo ancora. Bisogna andare su centro di protezione, vi ricordo. Poi impostazioni, centro di protezione. Ecco, poi la prima voce non è quella corretta, la seconda è quella giusta. Disattiva tutte le macro con notifiche, esattamente come è scritto sulla domanda. Basta un clic su questo pulsante di opzioni e giochi è fatto. Bene, passiamo a quest'altro. Questa è un'altra operativa. Ecco, questa è la legge Giuseppe. Dai, già che Giuseppe, leggi un po'. Ok, come facciamo? No, conviene forse trovare la cartella e poi accediamo a WinRAR direttamente col tasto destro. Qui andiamo a cercare la cartella CDL. Dove la troviamo la cartella CDL? Si può usare o Esplora File, forse la cosa più facile. Ecco, potrei fare cerca, però non so se me lo prendo con cerca. Poi questa è Ortana, cerca qui non c'è nemmeno. Conviene usare questa, Esplora File, penso che sia questa. Andiamo su Esplora File. Ecco, Esplora File. Da Esplora File vado nel disco fisso C, quindi disco C, doppio clic, e da disco C vado nella cartella CDL. E questo è nella cartella CDL. Qui mi chiede di comprimere il file modulo 12, eccolo qui. Per comprimere, tasto destro, bravo, poi. Ecco, siccome però dobbiamo aggiungere la password, non possiamo scegliere questo, perché questo lo fa di default senza mettere la password. Dobbiamo scegliere la prima voce, aggiungi all'archivio. Ricordate, anche 7-Zip è così, se lo fanno con 7-Zip è uguale, aggiungi all'archivio. Scegliete quindi tasto destro, 7-Zip, WinRAR, aggiungi all'archivio. Attenzione, mentre 7-Zip trovate già qui le due caselle di testo dove inserire la prima volta e poi la seconda volta la password, libro 2016. Dovete in questo caso trovare la finestra dove si mette la password. Dove sarà la finestra dove si mette la password? In una di queste schede. Quale sarà la scheda? Così insomma un pochino a occhio dove possiamo trovare la password.
Passo, da inserire la password, avanzate, manco per niente, doveva essere così, pure io avrei messo avanzate, di avanzate non gli va bene. C'è sicurezza per caso? Perché sicurezza non lo vedo, no? C'è sicurezza? Dove è sicurezza? Non lo vedo. Ah no, ecco qui, sicurezza, ecco, si va su sicurezza, ecco, se non c'era sicurezza andava bene avanzate, c'è sicurezza e sicurezza, si va su manco, oh, ok, adesso qui vediamo un po'. Allora, vediamo, libro 2016, dobbiamo scriverlo, qui dice descrizione, lasciando in altra cartella, impostando la password, lasciando tutte le altre impostazioni in altra. Allora, la password che sapevo io era su sicurezza, quando che registriamo la sua voce, vero? No, ok. Bene, andiamo su altro, ecco, sì. Poi? Qui sarà giusto, no? Fino a qui penso che sia giusto, non ci faceva entrare. Quindi dobbiamo disabilitare l'hotspot personale, cioè il nostro. Quindi dove possiamo andare? VPN, SMS, utilizza dati, hotspot, tethering barra hotspot. Ok, è questo qui. Facciamo un clic qui. Poi per disabilitare l'hotspot, questo? O questo qui. Faccio clic qui a sinistra e si sposta. Sì. Perfetto. Quindi ricordate che questa domanda c'è spesso e volentieri. Andiamo avanti. Questa potreste trovarla anche sul modulo online collaboration. Ecco, una cosa che ci tengo a dire, il primo modulo può sembrare quello più difficile, quindi se seguite magari un solo modulo, comunque il primo modulo che date è quello un pochino più difficile. Gli altri vi risulteranno più facili, perché alcune domande, volendo non volendo, cioè volendo non volendo, insomma, praticamente hanno a che vedere poi con altri moduli, per esempio quello sulla sicurezza. Cioè, o comunque sull'online collaboration, c'è cioè come disattivare. Allora, qui le domande pratiche sono praticamente finite. E allora vediamone qualcuna teorica. Per esempio, questa qui. Legga questa, Anna Maria, cortesemente. Una seconda, quindi ricordiamoci che per distruggere i dati bisogna utilizzare metodi specifici come tritacarte, tripodocumento, lo smagnetizzatore, oppure aggiungerei la tecnica che è chiamata con nome shredding. Shredding significa cancellazione definitiva di un file. Ecco, si utilizzano dei programmi di wipe up, così denominati, che seguono la cancellazione definitiva. Il fatto di spostarli nel cestino, svuotare il cestino, formattare il disco, non significa aver, diciamo, eliminato, distrutto definitivamente i dati. Bene, confermiamo la risposta. Ecco, anche all'esame, quando fate l'esame, non è detto che dovete cominciare dalla prima domanda e farle tutte una per una senza saltarne nessuna. Qualora, ora che ne ho saltato io troppe, vabbè, qualora voi qualcuno vi dà un po' da pensare, dice vabbè, ci voglio riflettere con calma alla fine, senza lasciarmi prendere dall'ansia di sbagliarlo, eccetera, la saltate. Quando arrivate alla fine, lui ricomincia dall'inizio. Quindi, tranquillamente, anche all'esame, non fate necessariamente tutte le risposte una dopo un'altra. Se qualcuno avete bisogno di più tempo, di rifletterci con calma, saltatela. Poi vi accorgerete che magari siete arrivati alla fine, cioè avete tempo a sufficienza, ecco, anziché farla di corsa, presi dall'ansia magari di doverla sbagliare o di non fare a tempo a rifare tutto l'esame, la potete fare con calma. Bene, questa è la legge Miriam, questa domanda. Grazie. Qual è quella giusta? Questa non l'ho mai detta, forse io, non mi ricordo, meno recentemente non l'ho detta, però se avete letto il libro è quella parte che riguarda quello che ha il cappello bianco, perché c'è cappello bianco, cappello nero, quindi l'hacking etico è qualcuno che magari vuole testare lui vulnerabilità di un sistema informativo o informatico, ecco, magari assunto da un'azienda, fa dei test per verificare che non siano vulnerabili, insomma, che siano sicuri, ecco, che non abbiano dei bug. Bravissimo, è la prima. Quindi la risposta corretta è la prima. Test autorizzati per individuare problemi di sicurezza del sistema. Ecco, associate questo hacking etico, cappello bianco,
l'hacker, quindi non il cracker, perché cracker è quello che toglie le protezioni alle password, è quello che cerca di raggirare i sistemi di sicurezza, accedere ai computer di una rete, rubare i dati, furto di identità, spionaggio e quant'altro, insomma, ecco, magari ostaggio di dati per chiedere poi il riscatto, ecco, per esempio ransomware, eccetera. E poi vediamo tutto il resto, botnet, rootkit, pian piano, ecco, queste saranno cose che riuscirete a immagazzinare. Ecco, andiamo avanti. Questa la legge cortesemente Luca. Qual è la risposta corretta? Guerra, bravissimo, guerra. Ecco, può sembrare una cosa, è così, guerre, inondazioni, atti vandalici, atti terroristici, un meteorite che cade su una città, pure quello. Sono tutti eventi straordinari e non prevedibili. Perché è importante pianificare? Si chiama Recovery Plan Disaster, cioè un piano di recupero dei dati in caso di disastro, perché non possiamo dire che magari l'ufficio postale di Viterbo, distrutto da un incendio, ecco, si è perso tutti i dati relativi ai suoi clienti e non sa quanti soldi devono avere, ecco, quanti soldi c'erano sul conto corrente, quali polizze erano state stipulate e via dicendo. Ecco, chiaramente c'è sempre una copia di backup di tutti i dati di tutti i correntisti in qualsiasi banca e in altre sedi, ecco, nella sede centrale, in altre sedi, insomma, in altri posti che non siano la filiale. Ecco, quindi guerre va bene, così come andava bene anche atti vandalici, atti terroristici, inondazioni, alluvioni, incendi o qualsiasi catastrofe volete immaginare. Quindi mettiamo conferma su guerre. Andiamo. E questa può essere una domanda d'esame, non è che si sono inventati niente questo, perché questo è relativo al libro. Il libro è strettamente legato a syllabus, tant'è che a margine del libro ci sono i singoli argomenti, i singoli punti trattati da syllabus, che sostanzialmente è il programma. Giuseppe mi legge cortesemente questa, grazie. Ok, questa la trovate identica all'esame. Leggiamo le risposte. Riservatezza. Garantisce che i dati siano protetti da accessi. Bravissimo, riservatezza. Quello che spesso invece si confonde è, c'è da dire qui che anche confidenzialità potrebbe essere giusto, qui l'hanno messo insieme, riservatezza e confidenzialità. Sono tutte e due, diciamo, le caratteristiche legate al fatto che nessuno possa accedere a dati protetti. Sono due livelli di sicurezza diversi, insomma, riservatezza magari più stringente, confidenzialità magari un po' meno, perché chiaramente magari in ambito militare c'è tutta una serie di protocolli più severi, quindi top secret per dire, molto segreto, molto riservato. Ora, all'esame non trovate questi due insieme, o trovate riservatezza o trovate confidenzialità, quindi vedeteli un po' come due sinonimi. Ecco, invece la disponibilità e l'autenticità, vabbè, sono altre caratteristiche insieme all'integrità. Vi voglio dire già da adesso l'integrità che cosa si intende. Integrità non è legato al fatto che i dati non possono essere visti, consultati, eccetera, ma legato al fatto che i dati non possono essere modificati. Per esempio, il sito web che pubblico io su internet, tutti lo possono vedere, tutti possono accedere, ma nessuno lo può modificare, solo io lo posso modificare, ecco, questo sito, chiaramente. A ragion veduta, insomma, ecco. Quindi il fatto che tutti possono vedere, nessuno può modificare tranne che chi l'ha costruito, è legato all'integrità. Ecco, invece un documento che nessuno può vedere, solo chi l'ha realizzato, ecco, è legato alla riservatezza. Bene, quindi va benissimo riservatezza. Andiamo avanti. Leggimi pure questa, Giuseppe, cortesemente. Ecco, qui c'è praticamente la risposta a quello che abbiamo detto prima. Qual è la risposta corretta? No, non possono essere modificati, l'abbiamo detto adesso. Li posso vedere, tutti li possono vedere, non posso. L'integrità, ecco, devono rimanere integri, non devono, quindi associato integrità e modificabilità, è un po' sinonimo, è la stessa cosa. Quindi modificare un dato
non poterlo modificare, ecco, è importante non doverlo modificare perché non ci è consentito, deve rimanere integro, quindi modificare integrità. Bene, confermiamo integrità. Bene.